Molti comuni del Parmense devono fare i conti con il problema della sicurezza. È una questione che esiste anche a Fontanellato e come pensate di proporvi per tutelare i cittadini? Come Fontanellato Progresso abbiamo intenzione di mettere in campo una serie di azioni a favore della percezione di sicurezza del cittadino, a partire dall'aumento e dalla ridislocazione delle telecamere di videosorveglianza che in questo momento sono poste sul territorio comunale, anche con le telecamere di nuova generazione, quelle OCR che stanno dando degli ottimi risultati dove sono state sperimentate e alcune le abbiamo anche qui sul nostro territorio. Abbiamo intenzione di creare un tavolo di coordinamento con le forze dell'ordine per capire esattamente qual è il problema, i dati reali sul problema e quali sono gli interventi migliori da fare e quale sinergie attivare con tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio. Avremo sicuramente la possibilità di aumentare il numero dei vigili a partire dal 1º gennaio, quando le terre verdiane verranno chiuse o comunque diciamo Fontanellato uscirà da terre verdiane, e quindi mettere a sistema i vigili, i carabinieri e la polizia in un coordinamento unitario. L'altra cosa importante sulla quale vorremmo investire tempo e risorse è quella del controllo di vicinato, un controllo di vicinato che significa maggiore partecipazione dei cittadini, maggiore coinvolgimento dei cittadini stessi in un'ottica di solidarietà sociale, di conoscenza del territorio, di partecipazione appunto, che permette una maggiore sicurezza percepita per tutta la popolazione, il poter stare in giro, condividere, vedere, sapere che il tuo vicino di casa, nel momento in cui tu sei fuori, comunque non si volta dall'altra parte, ma qualcosa sta facendo e guarda anche il tuo cortile, è sicuramente un aiuto importante che vogliamo dare. Parlando di turismo, come pensate di sfruttare, nell'ottica di una rivalutazione del turismo a Fontanellato, la denominazione di città slow, del buon vivere e della buona tavola? In questi anni abbiamo investito tanto sulla promozione, anche andando a studiare delle manifestazioni, delle iniziative, dei mercati diversi ed innovativi. Vogliamo continuare su questa strada, vogliamo rilanciare il mercato dell'antiquariato che in questi anni ha avuto una leggera flessione, anzi una flessione, abbiamo già iniziato con alcune iniziative, l'idea è quella di creare mercati tematici ed eventi tematici legati appunto al mercatino che possano portare gente. Vogliamo valorizzare il ruolo della Rocca all'interno del contesto più generale delle emergenze turistiche del territorio di Fontanellato. Pensiamo al labirinto di Franco Maria Ricci, pensiamo al complesso di Priorato, che è un complesso monumentale straordinario e poco utilizzato rispetto alle potenzialità che ha. Vogliamo mettere a sistema anche tutta una serie di altre realtà culturali, pensiamo per esempio ad Alma Carta, Tocca al Matto, che possono creare dei circuiti anche di elite, ma di un'elite che può dare qualcosa di più a Fontanellato in termini di spesa, in termini di risorse e quindi in termini di sviluppo. In ambito sociale, quali interventi pensate di attuare per tutelare in particolare le fasce deboli della popolazione, quindi i bambini e gli anziani? I servizi sociali di questo territorio, di questo comune, sono unanimemente riconosciuti come all'avanguardia. Ho letto con piacere, io sono assessore ai servizi sociali uscenti, ho letto con piacere che in tutti i programmi degli altri candidati, al di là delle proposte su tutte le varie tematiche, l'unica sulla quale tutti concordano che non c'è, diciamo così, altro da fare che mantenere quello che è stato fatto sui servizi sociali, e questo è già una dimostrazione del fatto che in questi anni sui servizi sociali si è fatto tanto. Noi però vogliamo andare oltre, abbiamo davanti la grossa sfida della Casa della Salute, i cui lavori sono partiti in questi giorni e che entrerà in funzione verso la fine dell'estate, che sarà una rivoluzione da un punto di vista dei servizi socio-sanitari di questo territorio, dove è stato fatto anche nei comuni limitrofi. Questo ha dato un cambio di passo incredibile ai servizi. E
e dobbiamo e vogliamo fare in modo che questo avvenga anche a Fontanellato. Avere 5 medici più il pediatra in una stessa struttura, insieme a un infermiere, insieme a un operatore che possa agevolare il lavoro dei medici, un medico sempre reperibile per 12 ore al giorno, inserito nel contesto della casa protetta e quindi con tutti i servizi sociali che ci sono e che gravitano all'interno della casa protetta, dagli assistenti domiciliari alla produzione dei pasti per la consegna a domicilio, insieme ai servizi che già oggi l'USL faceva all'interno della casa protetta, quindi il punto prelievo, il consultorio, eccetera, può creare una sinergia socio-sanitaria importantissima che permetta di andare a prevenire le situazioni e non solo andarle a curare. Inoltre abbiamo l'intenzione di andare a realizzare nuovi alloggi popolari, perché oggi questo della casa è un problema enorme che sta esplodendo, che in questi anni siamo riusciti in parte a contenere, ma che sicuramente nei prossimi anni dovrà essere affrontato in maniera organica e quindi con la creazione, diciamo così, di altri alloggi. E per quanto riguarda invece la parte, diciamo, più giovane della popolazione, abbiamo intenzione di continuare con un investimento importante in termini scolastici, in termini di benessere e quindi di possibilità di vivere la scuola, non solo per quanto riguarda l'imparare la matematica o l'italiano, ma anche per viverla a 360 gradi e dare ai ragazzi un qualcosa di più. Come pensate di intervenire per garantire strutture sportive e ludiche che siano all'avanguardia? Sulle strutture sportive abbiamo fatto in questi anni un'opera di manutenzione e di rimessa in ordine importante. Abbiamo ancora alcuni punti sui quali dobbiamo intervenire, soprattutto quello che manca in questo momento a Fontanellato è uno spazio libero, utilizzabile dai cittadini senza essere, diciamo così, iscritti a qualche società sportiva. In questo senso il nostro intervento sarà sul campo vecchio, sul campo di Via Santi, che vogliamo mantenere pubblico, che non venderemo e che anzi riqualificheremo a area pubblica non attrezzata e non attrezzata, ma a disposizione dei cittadini in maniera che possano utilizzarla liberamente per la loro attività sportiva. Per quanto riguarda il lavoro, come pensate di tutelare le aziende produttive presenti sul territorio e incentivare l'insediamento di nuove attività? Sul lavoro e sull'economia, diciamo così, abbiamo fatto un tavolo specifico in questi mesi, proprio perché riteniamo che valorizzare le aziende che già ci sono e possibilmente creare un ambiente che permetta alle nuove di insediarsi a Fontanellato è fondamentale per la buona crescita sostenibile del nostro comune. Abbiamo intenzione di fare alcuni interventi importanti su quello che è il nostro nucleo fondante dell'economia, in particolare quindi del quartiere artigianale, andando a creare un ambiente che sia maggiormente sicuro, installando le telecamere all'ingresso per garantire maggiore sicurezza alle nostre aziende. Abbiamo necessità di creare un sistema di accesso e di comunicazione che sia più efficace rispetto a quello che c'è attualmente. Oggi un turista, ma anche e soprattutto in questo caso un camionista che arriva sulla tangenziale di Fontanellato non ha tutte le indicazioni chiare per arrivare alle aziende. Molto spesso i nostri artigiani ci dicono devo andarlo a prendere alla rotonda perché da lì si perde, e quindi vogliamo creare un sistema che permetta a chi arriva a Fontanellato di avere chiaro dove andare e come arrivare alle aziende del nostro territorio. Vogliamo creare cioè un ambiente che permetta alle aziende di Fontanellato di rimanere, di svilupparsi a Fontanellato e nel frattempo di poter coinvolgere e richiamare aziende da altri territori. Per fare questo, una delle prime iniziative che vogliamo mettere in campo è anche quella di fare una valutazione delle aree produttive attualmente presenti a Fontanellato ma non utilizzate, per capire come siamo messi, quali sono gli spazi a disposizione, quali sono gli spazi potenzialmente a disposizione, e capire insieme alle aziende del nostro territorio e quelle interessate se gli spazi sono adeguati o meno. Pensiamo a tutta l'asta della Via Emilia, dove ci sono tanti capannoni
dismessi, un'area anche visivamente brutta, sulla quale bisogna intervenire, anche cercando soprattutto di fare una fotografia di quello che attualmente c'è, per poi poter intervenire senza intervenire brancolando nel buio, perché si rischia di fare più danno che utile. In merito alla manutenzione delle opere pubbliche del Comune, come giudicate quello che è stato fatto dall'amministrazione attuale e come intendete muovervi? L'amministrazione attuale ha lavorato in un momento di difficoltà economica straordinario, non si era mai verificata una crisi economica di questo tipo, aggravata da una serie di vincoli burocratici che hanno complicato ulteriormente il lavoro. Il Comune di Fontanellato ha un avanzo di amministrazione, ha soldi che i cittadini hanno pagato con le loro tasse e che non ha potuto spendere, pari a circa 2 milioni e mezzo di euro, che sono in banca fermi e che non sono stati potuti essere spesi in questi anni e che quindi hanno rallentato quello che è stata la manutenzione. Sicuramente il territorio è un territorio vasto che ha bisogno di manutenzioni, le strade, ma non solo, pensiamo solo al tema rocca, a come la rocca abbia necessità costante di manutenzione e quanto costi la manutenzione della rocca. Oggi dovremmo rifare il tetto e solo il tetto della rocca sono circa 400.000 euro di investimenti che dovrebbero essere spesi su questo che è un patrimonio inestimabile di tutti i fontanellatesi e non solo. Sicuramente, dicevo, le difficoltà economiche che ci sono state in questi anni non hanno aiutato. La prospettiva per il futuro pare sia leggermente migliore. Non possiamo però pensare che l'amministrazione comunale torni a fare quello che faceva 20 anni fa, perché nel frattempo è cambiato tutto il sistema, e quindi se da parte dell'amministrazione e da parte nostra c'è l'impegno a una maggiore attenzione, a una maggiore destinazione di fondi allorché ce ne concedessero la possibilità, dall'altra nel nostro programma ci sono tutta una serie di iniziative volte a far partecipare i cittadini al bene pubblico, alla manutenzione del bene pubblico, in maniera molto semplice, molto facile, però per quelle piccole cose che poi fanno la differenza, perché a volte anche solo tagliare l'erba nelle aiuole davanti casa cambia la prospettiva con cui si vede il comune, con cui il turista che viene vede il comune, con cui il cittadino che passa per strada vede il proprio comune. Quindi da una parte l'impegno dell'amministrazione, ma dall'altra la volontà di far partecipare i cittadini proprio nell'ottica di una cittadinanza attiva di tutti per il bene di Fontanellato. 30 secondi per lanciare un appello ai vostri elettori, perché dovrebbero votarvi? Fontanellato Progresso è una lista che è l'unica lista di quelle in campo il 5 giugno che ha saputo tenere insieme l'innovazione, il rinnovamento, insieme alla certezza di non fare un salto nel vuoto. Abbiamo una lista giovane, di persone giovane di età, ma giovane anche di persone che hanno poca esperienza amministrativa, ma al contempo sono persone che amano Fontanellato, che hanno avuto già delle esperienze all'interno della società di Fontanellato, nel mondo del volontariato, nel mondo sportivo, sul lavoro, nei propri ambiti, diciamo così, di interesse, e quindi hanno già avuto la possibilità, i cittadini hanno già avuto la possibilità di vederli all'opera, di vederne la serietà. Abbiamo un programma scritto in un arco di tempo di lavoro di un anno, quindi non è una cosa inventata negli ultimi 15 giorni, con il coinvolgimento di più di 200 cittadini. Abbiamo fatto un percorso partecipativo per arrivare a questo punto e la nostra intenzione è quella di continuare questo percorso di partecipazione con l'aiuto di tutti e anche con il voto dei nostri concittadini.